Perché è importante compiere una scelta di vita consapevole come il veganesimo, ma soprattutto perché secondo te la rivoluzione inizia nei nostri piatti? Sai, io ho lottato con la mia casa editrice affinché sulla copertina di Las Vegans del mio ultimo libro ci fosse scritto La rivoluzione in cucina. Loro non capivano perché io dovessi scrivere La rivoluzione in cucina. In realtà il concetto, e poi comunque me l'hanno concesso, il concetto di rivoluzione in cucina è un concetto antichissimo che parte da Pitagora e che è andato avanti con Tolstoi, con Platone, con Shelley, con Leonardo da Vinci, con George Bernard Shaw, con tutti i personaggi più eminenti di una cultura vegetariana di oltre 2500 anni di storia. Purtroppo non sono stata io a dire che la forchetta è l'arma più potente al mondo, e allora capisci, questo l'ha detto Gandhi. Purtroppo non sono stata io a dire perché due pecore morte in un campo vengono considerate due cadaveri e le stesse due pecore morte appese ad un gancio di un macellaio vengono considerate cibo. Questo è Leonardo da Vinci. Il primo passo per una rivoluzione profonda del nostro modo di essere è come mangiamo, non ce n'è, non si può prescindere da quello. Cioè, posso essere la persona più ecologista del mondo, andare soltanto in bicicletta, vivere senza riscaldamento, impattare il meno possibile sull'ambiente, ma se continuerò a mangiare una bistecca non mi potrò dire ecologista, perché quella bistecca che noi mangiamo, priva di terreno e di vita, non soltanto milioni di animali, di flora e di fauna meravigliosa, non soltanto milioni di autoctoni, di indigeni di queste terre, e milioni e miliardi di persone di una scodella di riso. Ci deve essere un senso di una umanità al di là del profitto. Essere vegano ultimamente è diventato anche un po' una moda, diciamocelo, ma secondo te è destinato a crescere questo fenomeno, oppure prima o poi magari tornerà ad essere un fenomeno di nicchia come era nato? Io rispondo sempre allo stesso modo, perché come dice il Dalai Lama, ci sono dei concetti che nella vita vale la pena ripetere se sono le cose nelle quali crediamo. Ma Dio santo, per anni e anni ci siamo affamati con diete aberranti perché andavano di moda. Abbiamo mortificato il nostro corpo con dei principi o dei criteri che andavano di moda. Nel momento in cui si scopre quanta bellezza c'è nella frutta e nella verdura di stagione, in un tipo di cibo compassionevole, nelle proteine che sono veramente compassionevoli perché non hanno portato nocumento a nessun essere vivente, ma questa è la più bella delle mode, possiamo vivere così benissimo per anni. Non solo, questa è l'unica moda che può veramente arricchire la vita della nostra famiglia, di noi stessi e della società tutta, quindi che ben venga. Se essere vegani è una moda, fichissimo, io sono per questa moda. Hai un blog che si chiama Rock Me Vegan, che può sembrare una contraddizione, insomma, perché solitamente rock, o comunque non sempre si associano il rock col veganesimo. Parlando con una bravissima editor americana che non mi conosceva, lei mi ha detto: ma quali sono le tue passioni? Io dico: guarda, il rock e il veganesimo. E lei mi ha guardato, si è messa a ridere e mi ha detto: Rock Me Vegan, no? E io sono cresciuta abbeverandomi alla fonte della cultura straight edge, che era una cultura che ha salvato milioni di americani dopo il punk, comunque estremamente nichilista. Sono arrivati dei personaggi meravigliosi come Fugazi, come Ian McKay, appunto il leader dei Fugazi, ma anche altre band, Minor Threat, arrivando dicendo: guardate che si può benissimo essere arrabbiati e punk senza ubriacarsi o drogarsi, ma anzi bevendo succo d'arancia, e ti rendi conto che stai benissimo così. Il motto dello straight edge era proprio questo: sober living for the revolution, in qualche modo, no? Cioè, se tu vuoi fare la rivoluzione devi essere sober, devi essere presente a te stesso. Infatti adesso iniziano a richiedermi delle serate dove io metto la musica rock e si mangia vegano, e mi viene da ridere. Cioè, non siamo una categoria di esseri umani sfigati e brufolosa. E allora qual era il modo principale per farlo capire? Mi sono inventata questa battuta di dire, che poi ci credo profondamente, che mangiare vegano è estremamente rock, perché i primi rocker, quando sono arrivati sulla scena, erano stufi di tutto quello che c'era prima, volevano scompaginare lo status quo. Quindi mangiare vegano è super rock and roll.